Supporters nero-azzurri in festa, cori e scrosci di applausi per il ritorno sulla poltrona stellata di Nicola Canonico. In conferenza stampa presso l'auditorium Santa Croce a Biceglie, il numero uno della compagine pugliese manifesta apertamente intenti e ambizioni. Ho detto chiaramente, toglietemi i debiti, perché io ho lasciato una società sana e voglio riprendere una società sana. Vi ringrazio di cuore, perché senza il vostro aiuto oggi io non potevo essere a Biceglie. Una cosa che mi piace dire, ribadire, che la politica nel calcio non può entrare. Perché la politica... E chi vorrà speculare sul Biceglie Calcio per consensi elettorali non ha compreso che non si ottiene nulla dal calcio. Bravo, bravo. Ora, io avevo, diciamo, un ruolo politico che non ho più, quindi non è che sto qui per prendere consensi, sto qui perché ho una passione, è inutile nascondervi la gioia, l'emozione, che ho provato a mettere piede all'interno di Biceglie, a vedere i tanti tifosi che abbiamo sofferto gioie e anche, diciamo, sconfitte, no? Perché nella vita non si può sempre vincere. È anche vero ribadirvi che quest'anno di pausa che io mi sono diciamo, preso è stato un anno di pausa che mi ha fatto riflettere su quelli che sono potuti essere i nostri errori, i miei errori, su quello che diciamo, si poteva far meglio, su quello che diciamo, potevamo organizzare al meglio. Però un dato è emerso, da parte vostra c'è un entusiasmo mostruoso. E questo lo si vede guardandovi negli occhi. Onorare 103 anni di storia per una nuova stagione da protagonista, ricostruito l'assetto societario dopo il timore di un club ai titoli di coda con il rischio di scomparire dal panorama calcistico. Vicepresidente Alfonso Russo, direttore sportivo Emanuele Belsito, responsabile area tecnica Vincenzo Milillo, segretario Alessandro Ciani Passeri e mister stellato Nicola Ragno. Un organigramma che si compone in una compagine che vuole tornare a fare bene sui campi di calcio. Grande l'entusiasmo a Biceglie. Il ritorno di Canonico è una soluzione che piace a tutti i tifosi, grande entusiasmo. Penso che i sacrifici di questi anni, dopo 10 anni di amministrazione Spina, ecco, il sostegno dato allo sport con tutte le squadre della città che hanno fatto dei salti di qualità importanti, e col Biceglie che io raccolsi in eccellenza e che oggi troviamo in Serie D, ai vertici della Serie D, beh, tutti questi sacrifici oggi valgono quantomeno la gioia di questi tifosi e anche un momento di serenità per la nostra comunità. Faccio l'in bocca al lupo a Nicola Canonico, sono contento che sia tornato a Biceglie e sono contento che troverà sempre in noi interlocutori corretti, istituzionalmente sempre presenti e innamorati dello sport.